Uscire dalla quarantena senza una reale necessità è reato e io credo che sia il caso di diffondere questo video e le informazioni che darò, perché ho notato che c'è molta disinformazione in giro e la cosa può essere pericolosa. Non ci lasciamo fuorviare dalle tante voci di corridoio. Senza troppi preamboli, se tu esci senza avere una reale necessità, una necessità comprovata, commetti un reato. Che cosa si rischia? Continua a guardare il video. Credo che oggi sia più opportuno che mai far comprendere i rischi che si corrono se non si rispettano gli obblighi imposti dal governo a tutti i cittadini. Dobbiamo restare a casa. E se non lo si fa, cioè se si esce senza avere comprovate ragioni di necessità, si rischiano guai seri. Nello specifico, chi non osserva il provvedimento del governo e viola la quarantena commette il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, che dispone una pena fino a 3 mesi di arresto o l'ammenda fino a 206 euro per chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica. Attenzione però, perché io ho notato che molte persone fraintendono la questione, perché quando si parla di ammenda si può pensare anche ad una cosa come una contravvenzione stradale, una multa per eccesso di velocità o cose simili, ma non è così. Siamo su un altro piano in questo caso. Quello che accade è che c'è un deferimento all'autorità e l'inizio di un processo penale a tutti gli effetti, che, come ho detto prima, può condurre alla sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda. Chiaramente una condanna di questo tipo comporta l'ulteriore e grave danno che quella condanna venga annotata nel casellario, con l'ulteriore conseguenza spiacevole di dover riportare una brutta macchia sulla fedina penale. Certo, nel novero dei reati questo è probabilmente tra i più blandi, quello a cui comunque può trovarsi un rimedio, ma questi rimedi hanno comunque un costo, sia in termini di tempo, sia soprattutto in termini economici. Quindi il mio invito più grande è quello che sta girando da un po' di tempo anche sui social: state a casa, mi raccomando, state a casa.